in questo episodio. Ci sono persone che mi stanno guardando. Veloce. Italiano. No, siamo andati al Colosseo. Oh, io mi ricordavo meglio. Dici meno. Taglio questi 400 grammi di riccia, va. Poi ho vomitato. Ah, raga, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come avete letto dal titolo, oggi si parla solo in romanesco. E questo non è il video iniziale del Faina. Perché ci sta pure lui. Ci sta. Per cui, se per caso siete de Cologno Monzese e non c'è stata a capina mazza, attivo i sottotitoli qua sotto, così potete capire bene. Dai, se inizia allora. Che ve volevo dire? Oggi stiamo al Colosseo. Vi faccio il vlog in romanesco e non vi porto al Colosseo. Comunque, stiamo a entrare. Perché io non c'entro tipo da una cifra di tempo qua dentro. Quindi, pure lui, pure te, non c'entri da una cifra di tempo. Quanto è strano parlare romanesco. Poi, per me è difficile, perché io in realtà non ci parlo così nella realtà. Cioè, io parlo come mi sentite parlare normalmente. Quindi mi sto pure impegnato per fare sta cosa. Passati i controlli di sicurezza, purtroppo Andrea non è potuto entrare perché è un animale. E gli animali non sono messi qua dentro. È vero, ecco qua. Io me lo ricordavo meglio. Come Leonardo, questo è per te. Me lo ricordavo meglio. Devo essere sincero, me lo ricordavo un po' meglio. Forse era per... Mo ricordavo meglio. Forse perché ero piccolo e quando sono venuto qua ero piccolo e questo era tanto grosso. Comunque il gattone romano lo faccio vedere. Gatto nero che si vede i testicoli. Comunque sono curioso, fatemi sapere qua sotto nei commenti se gli amici di Milano, de Cagliari, de Vibo Valencia, de Ferrara, se è stata a capire qualcosa, fatemi sapere sotto nei commenti. De Bolzano. Beh, cioè voi de Bolzano non ce dovreste capire una mazza in teoria. Fatemi sapere, scrivete qua sotto. A parte il Colosseo e tutta quanta sta cosa, vi volevo spiegare la differenza tra romano, romanesco e romanaccio. Il romano è l'aggettivo. Tipo Andrea è romano, io sono romano. Romanesco è il dialetto invece. E romanaccio è quando tu vedi una persona un po' così, proprio romana de Roma, capito? E quello si chiama romanaccio. Tipo Andrea, per farvi capire, e se veste tutto quanto così a puntino, però dentro lui è romanaccio. E poi c'è sta una differenza tra Roma Nord e Roma Sud. A Roma Sud sono tutti un po' burini, no? È vero. A Roma Nord sono tutti un po' top. Ape, sbocciamo, un po' milanesi, ecco. Noi siamo un po' più daje. Terroni. Un'altra cosa per distinguere un bel romano, un romanaccio, è la paralisi che c'ha la mascella. Nel senso, vedete come sto a parlare? La mascella non si muove. Tu voi dovete iniziare a parlare un po' così alla giurata, capito? Boh. È autistico, perdonatelo. Ma che fordì! Ma che fordì! Ho trovato un posto fighissimo, mi ha detto Andrea. Ah, che bello, dove sta? A Milano. Stavo a Milano. Ah, adesso no, adesso si è spostato. È una catena che sta a Milano e adesso hanno aperto a Roma. Ah, allora sì. Vabbè, andiamo a sto posto a fare foto fighe. Dopodiché andiamo a mangiare. Comunque non c'è paragone, eh? Fuori è molto molto più bello di dentro, ma veramente guarda che spettacolo. Stiamo cercando di fare una foto. No, non lo per dico. La copertina, non lo dico ma io. Ci sono questi due che non si levano. Non lo dico. Però non so se parlano italiano, spero italiano, di no. Parla italiano. Sì, sto prendendo tempo per fare la foto di copertina di sto video. Nel frattempo c'è Andrea dietro di me che sta cercando di fare praticamente la foto. Perché si sono levati i cinesi, io sto cercando di prendere tempo con voi. Adesso devo stare fermo, mi ha detto Andrea. Ci sono persone che mi stanno guardando. Veloce. Io ti dico solo scusa. Vabbè, tanto mi vedrete. È bellissima. Io ti dico solo scusa. Perché? Ma dove andiamo a mangiare? Vabbè. Non lo so, aspetta. Stavamo a fare i salti, ma ci siamo scordati dove andiamo a mangiare. A sinistra. A sinistra. Così dice.
Bene, abbiamo trovato un posto che ha aperto ieri praticamente. L'altro ieri, mi conferma Andrea. Assicura lui, staremo a vedere. E poi questi ai paesi vostri mica ce l'avete, eh. I nasoni. Bello sto posto da mangiare, buonissimo. Dai. Complimenti Andrea. Ma io l'hai visto pure tu, e complimenti Andrea. Ovviamente non esiste il negozio. Grande Andrea, fenomeno. Finge meno. Piazza Terra Roma. Vi aspettiamo numerosi pure. Due giorni fa. Scusate, non l'abbiamo fatto apposta. Ma si scherza col cibo? Con tutto, con il cibo no. Mo ve porto io da un posto buono. Mo ci penso io. Siamo arrivati, ma come sentite dal rumore, ci hanno messo fuori, siamo in mezzo alla strada. Ale, oggi è solo il romano, eh? Tutto romano, romano. Tutto romanesco. Ma se temi che fai io? Bruschettina. Ma che famo tutto un po'? Sotto controllo. Tutto famo, dobbiamo tutto. Carbonetto ma fa mangiare. Ma quant'è questa roba? Poi un'altra caratteristica dei romani è che strillano. Ma tu strillano per sentirsi più coatti. Cioè oggi praticamente siamo andati al Colosseo. Colosseo. Oh, io mi ricordavo meglio. Ma quanto che ci vai? Dalle elementari non ci andavo. Stai scherzando? Ti giuro. Ma lo dici pure così orgoglioso. No, non ci andavo. No, allora, fuori non gli vai di niente. Fuori è bello. Dentro è brutto. Ah, sei andato dentro? Dentro è brutto. Cioè non è brutto, è rotto. È grazie a... Comunque questo era solo l'antipasto. Se lo siamo smezzato un 3. E mo che arriva il primo, per stupire abbastanza. Grammi. Questa poi se la seccamo in piedi. Dai, questi 400 grammi di gricia, va. Questa è buona, buona. Carbonarozza. Sappiate che è un giorno, ma sono mangiata tutta da solo. Poi ho vomitato. Però quelle sono altre storie. Primo giorno io non ci volevo credere che era sta roba. Ma bello che io ho già fatto un video qua. Il problema è che l'ho cancellato. Eravamo venuti di Andrea, però il video di quella giornata è completamente perso tutto. Cioè stavamo a rifare pure per quello. Ora sì. A fuoco? Niente di quanto ti dà fastidio questo rumore, Andrea? Adesso? Signori, abbiamo pagato 29 in totale. Sono 30 di risate. Sono neanche 11, che è 50. Voto? 8. Per manco col mio 8. 7. Comunque, siccome sta a fare un casino assurdo, vi sta diluviando, sto vlog in romanesco spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate il commento qua sotto, fatemi sapere pure se avete usato i sottotitoli oppure no. È stato un onore, se becchiamo. Alla prossima. Che dimo? Approved. Basta. Avrà messo a fuoco? Io mi devo le macchinette.